L'operato del sindaco Foti viene difeso energicamente dalla consigliera regionale Rosetta D'Amelio. La Democratica attacca che all'interno del PD sta pensando di firmare una lettera di dissenso. I malcontenti, dice, devono essere affrontati all'interno del partito. Io credo che il sindaco Paolo Foti si sta impegnando al massimo delle sue forze perché ha trovato una situazione difficile. E naturalmente bisogna anche in un momento di crisi come quella che stiamo vivendo, in cui pochi flussi finanziari arrivano ai comuni, invece fare squadra. Quindi una lettera di dissenso solo per meri meccanismi di potere io non la condivido. Non so nemmeno se la firmeranno, vediamo oggi. Io credo che chi è del PD non può, se c'è un problema naturalmente di dissenso può farlo venire fuori, ma nell'ambito del gruppo, ma non può naturalmente firmare lettere che vengono firmate dall'opposizione. Non è nelle regole di un partito, o si appartiene a un partito o non si appartiene. E dal capoluogo l'analisi passa sul Tricolle, puntando il dito contro la decisione della segreteria del Circolo Arianese. L'errore per la D'Amelio, non aver fatto le primarie, così si è sfaldato un partito. Ad Ariano diciamo che c'è un punto dal quale non possiamo prescindere. E il PD prende 4.500 voti alle elezioni europee del primo partito ad Ariano, una cosa rivoluzionaria nella storia di quella comunità, perché diciamoci la verità, la comunità di Ariano è una comunità che non è sicuramente, almeno fino a questo risultato importante per il PD, ha sempre privilegiato il centrodestra nel risultato elettorale. E poi invece abbiamo 450 voti che vanno al PD ufficiale alle elezioni amministrative. Perché credo che ci sia stata, non credo, è così, ci è stata una grande frantumazione nel PD. Io sono convinta che si dovevano fare le primarie, l'errore è stato qui, non aver fatto le primarie, e adesso ho chiesto io al segretario provinciale di accompagnare nel tesseramento il circolo di Ariano, perché bisogna che rifacciamo un partito rinnovato, aperto a tutti, perché è un peccato, perché la gente, se ci ha dato fiducia alle europee, vuol dire che ci sono prospettive possibili per questo PD, che dobbiamo rifondarlo e ricostruirlo da capo. Ma secondo lei i tre rappresentanti democratici di Ariano, quindi Niffadoro, Procopio e Rossetti, quale sarà poi la decisione della commissione di garanzia, anche se è nato un ricorso? Ma io credo che adesso è la commissione di garanzia regionale che si deve pronunciare. Devo dire che si è applicata rigidamente lo statuto, che prevede che se si fanno liste in contrapposizione a quella ufficiale, insomma, c'è un problema politico. Però io riconosco anche che il problema politico si è creato perché forse non abbiamo fatto quello che ci eravamo impegnati a fare, cioè fare le primarie, e poi quando erano fatte le primarie bisognava sostenere il candidato che vinceva.